fino ad oggi non sappiamo ancora il nostro datore di lavoro chi è, perché? Perché doveva subentrare una società Ecambiente S.p.A. provinciale di Salerno e fino ad oggi non è entrato ancora nessuno, è passato, quindi siamo ancora, come suol dire, l'impianto è chiuso e i lavoratori non lavorano. Cioè voi siete a casa, siete fermi praticamente? Sì, sono fermi, allora alcuni lavoratori sono fermi a casa, coloro che lavoravano presso all'impianto sono fermi a casa, retribuiti, paga normale in effetti, prendono una retribuzione base. Io attualmente, oggi, come so dire, pur essendo sempre dipendente del consorzio, non lavoro presso l'impianto, ma lavoro sulla raccolta differenziata. Io mi rivolgo sempre al presidente della provincia, Iannone, all'assessore Adriano Bellacorta, che è vero che come nei giorni scorsi dicevano che la provincia viene sciolta o non viene sciolta. Io credo solo che queste sono solo mosse politiche, perché le province non le sceglieranno mai, ecco perché faccio sempre riferimento al presidente della provincia che intervenga e su quante, perché esiste una bella legge 2610, la società Ecambiente è legge per l'impianto, poi invita tutti i sindacati che, come dicono loro, la società Ecambiente non se lo può prendere l'impianto, ma non è così. Allora io faccio una domanda ai sindacati, 2 anni fa la IELE non era cosa, il consorzio non è cosa, la società Ecambiente non è cosa, allora a fine mese mi rivolgo a tutti i sindacati, ci danno loro gli stipendi? Perché la società Ecoambiente non è ancora intervenuta? Non è intervenuto, come dire, questo non lo so, perché diciamo che loro dovevano passare, è una questione secondo me un po', come dire, burocratica, politica, la questione è politica, meglio dire la verità, ci sono in dubbi sia a livello provinciale che a livello territoriale, credo. Perché poi un'altra cosa, anche i comuni dovrebbero, come dire, se hanno una società nel territorio che è la IELE, tutti i comuni dovrebbero fare tutti stipulare i contratti con la IELE e tenersi una società che la IELE è più territoriale. Questo che vuol dire? Che facendo i contratti solo con la IELE, perché è una società che è stata creata dai comuni, dal consorzio e dai comuni, no? Come dire? Cioè meglio dire, dico bene, dal consorzio è stato costituito. Però alla fine i comuni hanno una società che potrebbe far lavorare tutti i lavoratori, avere gli stipendi, un po' di colpa lato anche i comuni, perché secondo me non vogliono bene il proprio territorio, perché poi si vanno a fare i contratti verso il privato, vanno a battivaglia, cioè ma aprite questo impianto pubblico in Regione Campania, questa è la problematica, cioè sta a casa Bellino Scalo.